Hello everyone! Sono tornata con un'intervista multipla, molto interessante. Se voi siete italiani come me, ma non vi chiedete mai come mai nel mondo così tante persone studiano l'italiano? Non vi rende un po' orgogliosi o almeno lusingati questa cosa? Perché a me sì. Quindi per il video di oggi ho deciso di chiedere a quattro ragazzi, uomini, dagli Stati Uniti. Ci tengo a specificare che uno di loro viene da Porto Rico, che è un territorio non incorporato degli Stati Uniti, perché avessero deciso di studiare l'italiano. E varie domande legate poi all'Italia, agli italiani, eccetera, eccetera. Penso che sia un video abbastanza interessante. Se questa idea video vi piace, fatemelo sapere iscrivendovi e lasciandomi un commento. 10 domande, iniziamo! Come ti chiami e di dove sei? Mi chiamo Matthew e vivo negli Stati Uniti, nella periferia di Washington DC. Mi chiamo Ronald e sono di Orlando in Florida. Sono di Puerto Rico e adesso vivo in Dallas, Texas. Ciao, mi chiamo Kenny e io sono degli Stati Uniti e New Jersey. Da quanto tempo studi l'italiano? Da quasi tre anni ora. Parlo italiano da 4 anni. Parlo l'italiano da un anno. Anche 20 anni fa io ho studiato a Roma architettura. In questo tempo io ho imparato la lingua. 6 anni nella scuola, liceo. Le opzioni di scegliere italiano, spagnolo e francese. Italiano. Cosa ti ha spinto a studiare l'italiano? Personalmente mi piace moltissimo la cultura italiana. Un giorno voglio poter viaggiare nel paese. Sì, sono andato in Italia qualche volta, ho visitato le città come Roma e Venezia e Milano, eccetera. Voglio visitare le città dove ci sono meno persone che parlano inglese. E anche io e mio figlio siamo cittadini italiani, perché il mio padre era un cittadino e sento una responsabilità da imparare la lingua, capire la cultura, e voglio che mio figlio faccia lo stesso. Una bella domanda. Ho letto la Divina Commedia in inglese e ho detto wow, bellissima. Volevo leggerla nella lingua originale e per questo motivo ho iniziato a studiare l'italiano. La lingua è bella, elegante. Per esempio c'è un bilanciamento tra la quantità di vocali e consonanti. È una lingua simmetrica. Mi piace il suono. Io ho una teoria. Come io sono disegnatore, io penso che la lingua italiana è una lingua disegnata a essere bella. Sì, uno posso pensare in italiano, io penso che il risultato dei tuoi progetti possa essere migliore. La lingua forma come uno pensa, però è una teoria. Non lo so, da piccolo la mia mamma ha avuto una amica italiana, ha ascoltato her talking with her friend. No, mi è piaciuta la lingua e la cultura, io penso è molto bello così. Cosa pensano generalmente dell'Italia nel tuo stato? Negli Stati Uniti credo che le persone hanno opinioni favorevoli d'Italia. Il cibo, il calcio è conosciuto come un bel paese e anche quando i miei nonni vennero negli Stati Uniti 100 anni fa, per esempio, l'Italia e gli italiani non sono conosciuti come i buoni lavoratori. Però dopo 100 anni la situazione ha migliorato e oggi assolutamente sono sicuro che le persone hanno una buona opinione d'Italia. È oppure il bel paese, le colline, le montagne, gli edifici storici, c'è l'arte, il cibo, il gelato, il vino, le persone sono amichevoli, poi c'è la moda, la bellezza. Secondo me gli americani pensano a questa cosa, soprattutto il cibo, la moda e la bellezza in generale.
In Puerto Rico pensiamo che sono persone simpatiche. Per tutta l'esperienza che io ho avuto con la gente italiana. They only know like pasta and like stuff like that. They don't understand the culture too much. They think of like the Jersey Shore and that's it. I don't think they have a good understanding of Italy. Sei mai stato in Italia? E se sì, cosa ti è piaciuto particolarmente? Sì, l'ultima volta che sono andato in Italia era 2 anni fa. Abbiamo iniziato il viaggio in Francia, a Nizza. Abbiamo preso un treno in Milano. Abbiamo preso un altro treno per Lago di Como, a Varenne. Mi ha colpito, è bellissima, il lago, le città, incredibili. Poi siamo andati a Milano. Milano era più di quanto mi aspettassi. La cosa che mi piace d'Italia quando ci sono andato è la gente piacevole, amichevole. C'è qualcosa speciale delle persone italiane, no? Non so, sono più aperti? Sì, sono andato a Milano, Rimini, Pavia, Lucca, Pisa, Roma. C'è una differenza, per esempio, in Italia c'è più enfasi sulla socializzazione. Il caffè non è solo il caffè, ma è un'occasione per parlare con gli altri. Rispetto all'America, di solito quando vai nei bar, sì, le persone parlano, ma secondo me l'Italia è diversa, c'è più enfasi sulla socializzazione. E mi piaceva questa cosa. Sì, io sono stato nell'Italia 20 anni fa quando io ero studente. Questo era un tempo bellissimo per me. Io ho studiato l'architettura e l'arte. Lo che mi è piaciuto più è l'arte di Caravaggio. Mi piace, è una cosa, non lo so, è come vedere un miracolo. No, non sono mai stato in Italia, però piacerebbe andare. C'è qualcosa che non ti piace dell'Italia? Se devo scegliere una cosa, la stazione Milano Centrale. La seconda volta che ci siamo andati, mio figlio mi ha detto: "Dada, questo è dove ho pianto prima." Perché la prima volta che ci siamo andati era un inferno, ok? Nessuno voleva aiutarci, non ci sono persone dappertutto, era molto caotica. Il traffico, il modo in cui gli italiani guidano, è difficile da trovare un posto da parcheggiare. Forse questa cosa? Non lo so. In Genova io ho pensato che era un più sporca, che veramente è come un crimine per una città che davvero con l'architettura vecchia è bellissima. Però mi piace Genova. I don't know the country enough, I don't think, to say anything I don't like. I only know nice things, like nice people. I have friends that I went to college with. I got along with them well, they're easy to talk to and they're really friendly. Good players also. C'è qualche stereotipo dell'Italia che pensi sia vero? La mia esperienza con gli italiani, però gli italiani negli Stati Uniti, i lavoratori che lavorano per l'ambasciata, ho dovuto mandare email anche per fare un appuntamento, per ricevere un passaporto per me o per mio figlio o qualcos'altro. Spesso le persone non rispondono alle email. È diversa negli Stati Uniti, ok? Perché quando mando un messaggio, un'email, mi aspetto una risposta fra 1 o 2 giorni. Con gli italiani non è lo stesso caso. Che non lo so, che quando parla l'inglese come italiano. Sì, con l'accento italiano. Questo è con... The hands, they go like this a lot. È vero, io penso che sì. They're really passionate people, I think. Ok, qui Ronald in realtà mi ha detto uno stereotipo che pensa non sia vero e io non me ne sono accorta, però la risposta è interessante, quindi la metto. Forse che
tutti gli italiani parlano nello stesso modo. Per esempio, mamma mia, danda, digna. Quando ho iniziato a studiare e parlare con la gente, le persone parlano in diversi modi, non è sempre come vediamo nelle serie, per esempio. Non tutti parlano in questo modo, non è vero. Qual è la tua parola preferita in italiano? Allora, ho anche pinguino. La parola è perfetta per questo animale, ma non posso scegliere fra le due. Sicuramente coriandoli, perché ci sono i simbolismi. Per esempio, la parola è corta, ci sono quattro sillabe. Coriandoli. Ci sono i pezzi un po' come i coriandoli. E poi c'è un lancio verso alto, per esempio, coriandoli, come i pezzi nell'aria. Allora, come aria, come che si sente come che... Allora, mi piace il nome Allegra. Ginocchio. I think it sounds funny. I don't know. Qual è secondo te l'ostacolo più grande, la cosa più difficile da imparare quando studi l'italiano? Per me la cosa più difficile è ascoltare. Assolutamente. Mi accorgo questo particolarmente quando io sono con mio figlio, che ha 6 anni. A noi piace ascoltare la musica italiana. Può sentire che Brandon, lui ovviamente riconosce le parole cantate. Lui riconosce i suoni molto molto più facili di me. È la cosa più difficile. I generi. In inglese non abbiamo i generi. Soprattutto all'inizio c'è la, le, i, e, o, i. E poi ci sono eccezioni. Devo usare lo o gli. È la cosa più difficile per me. Ci sono molte parole che significa la stessa cosa e non lo so quando è veramente il momento di usarla. Il, la, li, and yeah, I don't know, it's confusing. I think because I mix it with Spanish, I never know the right article to the word. L'ultima domanda, vivresti mai in Italia? Spero di sì, perché è il mio sogno di vivere in Italia, forse quando sono in pensione, assolutamente sì. Forse qui negli Stati Uniti ho la famiglia, i miei amici, quindi è difficile, quindi non sono sicuro, ma chissà. Forse un giorno. Sì, a me mi piacerebbe. Non lo so, un giorno. Prego a Dio. Che un sogno. È chiaro, io sono disegnatore. È come stare in un paradiso. It looks beautiful. I think I definitely would try it. It would be definitely a nice experience if I could. Eccoci qui, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi e di iscrivervi anche al mio Instagram perché insegno inglese in maniera divertente. Ci provo. Alla prossima. Ciao. Ciao Sonia. Ciao. Ciao.